ragazze, prodotti finiti del periodo. Allora, sono pochissimissimissimissimissimi, però ve li volevo far vedere perché tanto se aspetto di accumularne altri ora che stanno per finire non ne ho e quindi ho deciso di farlo lo stesso. Allora, sono 1, 2, 3, 4, 5, 6 prodotti. Di uno non ho conservato la confezione, quindi non so né la marca, né il nome, né niente. Però vabbè, vi parlo della tipologia del prodotto. Cominciamo da quello. Allora, tempo fa sono andata da OVS e ho comprato questi guantini. Cosa sono questi guantini? Sono, tra l'altro profumano ancora, sono una maschera per le mani. Allora, era una maschera alla pesca e qualcos'altro, però... Ragazze, veramente abbiate pazienza, ho conservato questi e da stupida quale sono, non ho conservato la confezione, quindi non posso dirvi la marca. Però vabbè, comunque la tipologia di maschera è sempre questa e quindi vabbè, sono praticamente, vengono venduti dentro una bustina e sono attaccati, quando li comprate voi staccate e ve li mettete in posa per un quarto d'ora, 20 minuti, cioè voi state 20 minuti con le mani dentro questi sacchetti che sono imbevuti di crema, praticamente dentro sono... rivestiti di tessuto non tessuto che è imbevuto di crema. Allora io credo che lo stesso risultato si possa ottenere utilizzando la Essence, tra l'altro io l'ho sempre vista e non l'ho mai presi, ha dei guantini proprio apposta per fare gli impacchi nelle mani. Allora io credo che lo stesso risultato si ottenga con una qualsiasi crema e con un qualsiasi guantino apposta. Però non l'ho mai presi, sinceramente. Allora io ho provato questi. Allora, cosa vi posso dire? 20 minuti con questi affari addosso è veramente una noia mortale. Però io li ho messi una sera mentre guardavo un film e quindi alla fine il tempo mi è anche passato, non me ne sono accorta. Poi li togliete e cominciate a massaggiare la crema in eccesso. E lì davvero che arriva il bello, perché ci mette un'ora a finire di assorbire la pelle. Però, la crema, però. Allora, sulle mani non ho trovato un gran risultato in più rispetto a quando mi applico la crema normalmente, però ragazze, le cuticole, cioè, mi hanno ringraziato per una settimana, praticamente erano completamente ritirate e poi fini e morbidissime. Io non ho mai avuto delle cuticole così ben sistemate, sembrava che fossi andata dall'estetista a farmi le mani, veramente ritirate e fini, morbide, perfette, veramente perfette. Ho trovato un vantaggio per le cuticole fantastico, veramente fantastico. Allora, questa crema costava tipo 5,90 € e c'è scritto che è a monodose. Sinceramente parlando, io non l'ho riprovata, però dentro c'è sempre un sacco di crema, quindi secondo me ci potete fare anche un paio di applicazioni, perché voi li ripiegate, li rimettete in un cassettino, come ho fatto io adesso per farvelo vedere, e dentro c'è sempre un sacco di crema, quindi secondo me ci si possono fare anche un paio di applicazioni. Io proverò. E ve lo farò sapere, magari in un futuro. Quindi, allora, questo prodotto, sinceramente, lo ricomprerei, perché, o comunque comprerei un guantino apposta per fare gli impacchi con la crema, perché mi sono trovata davvero, davvero bene. Quindi, io se li trovate ve li consiglio. Comunque vi consiglio di provare a fare questi impacchi con la crema, perché sono fenomenali. Veramente, le vostre mani vi ringrazieranno. Poi, un altro prodotto che vi voglio far vedere sono questi patch... per le occhiaie, ok? Anti-age, una roba del genere, anti-aging eye gel patch, ok? Allora, erano nella box Mad Box, sono una monodose, quindi non vi posso dire se fanno un lavoro buono o meno, perché io ne ho provato uno e quindi non è che uno si può dire se funziona o meno. Io non vi so dire neanche quanto costa, sinceramente non guardo i prezzi, ma insomma poi ve li guardate o ve li metto sotto qua nell'info box, insomma poi vediamo. Allora, l'unica cosa che vi posso dire è che non sono dei cerottini, ma sono di questa forma e sono gommosi, sono trasparenti e gelatinosi. Voi ve li appiccicate e rimanete in posa per non mi ricordo quanto, 10 minuti, una roba del genere. L'unica cosa che, essendo fatti di quel materiale in gel, tendono a scivolare, quindi dovete praticamente stare sdraiate. Io li ho tenuti davanti alla TV, infatti quando me li sono
tolti, ce li avevo non più qua, ma qua giù. Quindi quello già bocciato. E poi io non so che cosa ci fosse dentro, ma mi facevano bruciare gli occhi in una maniera assurda. Cioè, mi lacrimavano proprio. Infatti non vedevo l'ora di toglierli. Forse li ho tolti anche un pochino prima perché mi davano un fastidio assurdo. E quindi, niente, bocciatissimi. Questi, per quanto mi riguarda, bocciatissimi. Non per la resa, perché non ve la so dire la resa, perché ve l'ho detto, le ho usate una volta sola, quindi la resa di una volta non è che si possa proprio dire, ma per il resto, per la scomodità e per il fatto che mi facevano bruciare gli occhi, bocciati. Quindi questo io l'ho provato volentieri, perché lo sapete che io provo sempre volentieri i prodotti che mi arrivano nelle box, ma assolutamente non lo ricomprerei. Andiamo avanti. Ho finito il latte detergente della linea Vivi Verde Coop. Questo è il latte detergente delicato. Allora, io con questo mi sono trovata benissimo. Prima di questo ne ho usato uno, mi sembra, della L'Oreal. Non me lo ricordo. Quando praticamente era arrivato, che ce n'era più, tipo due dita, in fondo era ingiallito. Quindi non è che fosse per il massimo della vita. Questo invece è stato perfetto fino all'ultima goccia. Allora, io ve lo consiglio perché è delicatissimo, non mi ha mai fatto bruciare gli occhi e mi sono sempre trovata bene. Al momento non lo ricomprerò, soltanto perché sto usando un detergente in gel per struccarmi e non più il latte detergente. Quindi solo per quel motivo non lo ricompro, però se dovessi aver bisogno di un latte detergente sicuramente mi ricomprerei questo della linea Vivi Verde Coop. E vi consiglio, lo sapete che io adoro la crema viso, vi straconsiglio questa linea per il corpo. Tra l'altro loro hanno un burro per il corpo che è venduto in un barattolone, è fantastico, io ve lo straconsiglio perché è meraviglioso. Profumatissimo e lascia la pelle stramorbidissima. E comunque io vi consiglio tutti i prodotti della linea Vivi Verde Coop. Se avete una Coop vicina, andate e provateli, perché sono economici e sono verdi. Sono con inci buono, senza oli minerali, parabeni, siliconi, coloranti, PEG, polimeri sintetici, almeno questo, ma comunque più o meno tutte le cose di questa linea. Quindi questo ve lo consiglio, e se avessi bisogno di un latte detergente, sì, lo ricomprerei assolutamente. Quindi tenetelo in considerazione. Adesso passiamo ai tre prodotti Lush che ho finito, che sono poi gli ultimi tre prodotti che ho terminato. Allora, uno è Let the Good Times Roll, mai senza. Allora, in questo momento faccio una fatica assurda a finire i detergenti viso di Lush, proprio perché sto usando il detergente in gel per lavarmi e faccio 10.000 volte prima. Però questo mi è piaciuto tantissimo. Si sente ancora il profumo dolce del mais, la consistenza è ottima e mi è piaciuto tanto. Questo viene poco meno di 10 euro in Italia, la versione da 100 grammi, quella da 250 non me lo ricordo. Vi ricordo che non è più nella collezione permanente di Natale, ma è stato inserito nella collezione nella collezione permanente di Natale, non è più nella collezione di Natale quella a scadenza, ma è nella collezione quella... mi si sta intrecciando la lingua. È permanente, ce l'abbiamo fatta, è nella collezione permanente, quindi se lo volete lo trovate ancora. Credo che sia per tutti i tipi di pelle, io non mi ricordo, però credo di sì. Io mi sono trovata benissimo, però vi ripeto, ho fatto una fatica assurda. Tra l'altro ne ho un altro che credo stia per scadere e lo devo utilizzare assolutamente, o lo congelo, insomma lo utilizzerò, perché però ora faccio veramente fatica ad usare quelli. E poi vabbè, insomma, sto usando altro, quindi niente. Comunque io questo mi piace un sacco, lo ricomprerei sicuramente. Se avessi bisogno di un detergente di questo tipo, lo ricomprerei e ve lo consiglio. Un'altra cosa che ho finito è la mia amatissimissimissimissima, e se siete fan della mia pagina Facebook lo sapete, la mia amatissima maschera fresca Terra Madre. Anche questa, ragazze, questa qui è la follia. Io questa l'avevo presa riportando 5 barattolini in negozio, poi tra l'altro ho fatto anche la recensione, quindi lo sapete, la adoro, non ve ne parlo perché vi andate a vedere la recensione, magari ve la metto qui, metto un link qua per andarla a vedere. Questa è fantastica, ragazzi, mi lascia una pelle stra super luminosa e poi profuma, mi sento, la profumazione è strana, però a me piace, mi sento l'odore addosso tutto il giorno, insomma io la adoro. E sì, assolutamente al 100% questa la riprenderò perché è meravigliosa.
l'ultima cosa che ho finito è un piccolo 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 campioncino, se lo vogliamo chiamare così, di meravigliosa crema. Qui è scritto in inglese. La meravigliosa crema è la crema per il viso più cara di Lush. Vedete, proprio finito. Più cara di Lush, se mi ricordo, costa tipo 60, poco più di 60 euro per 45 grammi. Ve l'avevo detto anche quando avevo fatto il video recensione del pacchetto, insomma, dell'ordine Lush. Allora, cosa dire di questa crema? Questa crema è fantastica. Direte voi, 62 euro e poi fa anche schifo. Allora, questa crema è fantastica, ma perché è fantastica? Uno, perché in confronto io ho provato la Imperialis. La Imperialis è una mattonata assurda, è di una pesantezza unica, cioè di uno è spessa, è pesante, non ce la potevo proprio fare assolutamente, infatti l'ho usata per, l'ho messa sulle gambe alla fine per finirla. Questa è leggera, è leggerissima, si assorbe 3, 2, 1 via e la crema non c'è più. E poi ragazze, io ve l'ho già detto, ha un profumo meraviglioso, ma meraviglioso, cioè voi non potete capire che profumo fantastico, fiorito, fresco, insomma un profumo meraviglioso. Allora, l'unica cosa cos'è? Io l'ho usata fino a che non è finita tutti i giorni, e la usavo la sera prima di andare a dormire per un mesetto. Io credo che un mesetto, siamo a marzo, io forse anche un mese e mezzo mi è durata, perché comunque ne basta veramente poca. L'ho iniziata ad usare ma un mese e mezzo, insomma, l'ho utilizzata. L'unica cosa è che per una, cioè, voi vi aspettate dei miracoli da una crema che costa 62 euro, giusto? Cioè, nel senso, vi aspettate di ringiovanire, di, non lo so, vi aspettate, cioè uno si aspetta chissà che cosa una crema che costa così tanto, perché cioè non è possibile che una crema da viso costi 62 euro, giusto? Invece qual è il problema? Che io ve l'avevo già detto, ma l'avevo utilizzata 2-3 volte, quindi vabbè, non potevo parlare. Io non ho trovato assolutamente, ma ve lo giuro ragazzi, assolutamente nessuna differenza con la mia crema viso della Comp, che costa 4,99 euro, cioè voglio dire, e forse è anche tipo di più di 45 grammi la crema della Coop. Quindi voglio dire, cari amici di Lush, cari amici, quanto pensate mai di poterla vendere? Cioè, nel senso, in quanti pensate che potranno comprare questa crema? 2, 3, 4 persone, perché non fa miracoli. E non c'è differenza assolutamente tra questa e una crema da 0 a 0. Da 0 a 0 nel senso che costa poco. Io sto usando, per esempio, la sera uso la crema della Coop, la mattina uso la crema Benecos da giorno, eppure con quella non c'è differenza. La crema Benecos costerà 3 euro, voglio dire, ne vogliamo parlare? Quindi, questa è fantastica. Se mai avrò 62 euro da buttare via, ma proprio da buttare via, un pensierino ce lo posso anche fare, perché vi assicuro il profumo è fenomenale, ma per il resto credo proprio che non la ricomprerò, perché cioè la follia pura, nel senso che non c'è differenza tra questa e un'altra che costa meno. E quindi se ci fosse stata la differenza vi avrei detto compratela, perché vi fa ringiovanire 10 anni, ma assolutamente no. Buona, buonissima, io non sto criticando quella, una crema buonissima, che vi consiglio perché è buona, ma non vi consiglio perché è veramente, cioè, troppo cara. Quindi no, io per il momento credo che non la riprenderò, a meno che non mi ricapiti magari così a Natale, sotto Natale, che la metto in un pacchetto, compro il pacchetto e c'è, e allora sono contenta di riutilizzarla, altrimenti credo che non la comprerò. Sul sito inglese costa un pochino meno, tipo 32 sterline, una roba del genere, ma è sempre la follia, 32 sterline, voglio dire, 45 grammi, cioè praticamente è tanta così, capito, 45 grammi qui dentro, cioè vi faccio vedere il barattolino, quanto è piccolo, e quindi credo che al momento non la ricomprerò. Quindi niente, questo è quanto. Lo so che sono un po' pochi, ma faccio una fatica assurda a finire i prodotti. Poi ne uso talmente in poche quantità ogni volta che è difficilissimo finirlo. Ho finito un sapone, ma insomma, vabbè, un sapone Lush. Fate voi, no? Rockstar, che mi sembra che in italiano sia Candy. Vabbè, insomma, Rockstar, che è quello rosa, che però lo volevo provare da un sacco, ma è troppo, veramente troppo dolce, stucchevole, non mi è piaciuto, quindi niente, anche quello non lo ricomprerò.
quindi quello non ve lo posso far vedere perché il sapone è finito, la confezione non c'era. Quindi niente, volevo farvi un video brevissimo perché praticamente non c'è niente, invece ho parlato per un quarto d'ora, ma vi ricordo di iscrivervi al mio canale, soprattutto alla pagina Facebook, e di insomma seguirmi su tutti i miei link che vi lascerò qua sotto. Vi mando un bacione, ciao ragazzi, alla prossima!